sei convinto di questa difesa 3, perché 8 gol nelle ultime 3 partite è un dato che sta lì a significare che tu dici ok, siamo col mister. Tutte le volte gli mandiamo l'appuntamento sempre con la vittoria, perché una volta è su Tirocchi, quarti in classifica, una volta è Vicenza, primi in classifica. Però anche il mercoledì scontro. Sì, sì, ma non, l'ho detto prima, non cambia nulla se uno è primo, uno è secondo, uno è penultimo in classifica, non cambia nulla. Al di là del modulo bisogna sicuramente, se siamo qua a commentare l'ennesima sconfitta, bisogna fare qualcosa di più tutti. Al di là del modulo si può giocare a 3, si può giocare a 5, a 8, a 10, a 1, 5, 5, 5, non esiste modulo. Bisogna sicuramente ognuno di noi farsi un esame di coscienza, perché ripeto, se si sta a parlare qua di un'altra sconfitta vuol dire che qualcosa ancora non è andato bene, quindi siamo consapevoli di questo, consapevoli anche del fatto che non è la prima volta che succede che dalle difficoltà se ne viene fuori. Posso esserne l'esempio dell'anno scorso, quello che mi è successo a Lucca. Quindi bisogna farsi forza e mirare e cercare di andare tutti verso una direzione. Capisco non sia semplice dall'esterno, capisco la delusione dei tifosi per vicende passate, presenti e mi auguro non future. Quindi io capisco tutto, non sono qui a criticare nessuno, se non a cercare di spronare ognuno di noi, dicendo a ognuno di noi, anche a me stesso, che bisogna mettere qualcosa in più, bisogna fare qualcosa in più per centrare l'obiettivo, che per noi, voi e la piazza è vitale. Tutto qua.